Buongiorno a tutti. Allora, oggi per le nostre tagliatelle serviranno uova, peperoncino, menta fresca e farina. Perfetto, dopo aver fatto la nostra fontana di farina, aggiungeremo le uova che vanno un uovo a persona. Aggiungeremo un pizzico di sale. Mantecare le uova e man mano aggiungendo la farina con una forchetta. Continuare così finché l'impasto ovviamente non comincia a prendere forma. Dopo aver lavato accuratamente la nostra menta, la sminuzzeremo in questo modo. Benissimo, dopo aver tagliuzzato la nostra menta, potremmo aggiungerla all'impasto in questo modo. Menta. Il peperoncino. Ovviamente sempre il peperoncino sempre a piacere. E continuiamo a mescolare. A impastare, scusate. Perfetto, amici, dopo aver inserito tutti i nostri ingredienti, cominciamo a impastare per bene il nostro composto. Mi raccomando, minimo 10 minuti. Perfetto, il nostro impasto è pronto. Lasceremo riposare in una ciotola di plastica per almeno 10 minuti, coprendo con pellicola trasparente. Perfetto, il nostro impasto è pronto. Possiamo cominciare a lavorarlo. Un po' di farina. Aggiungiamo anche un po' di farina di semola macinata. Cominciamo a stendere il nostro impasto. Ovviamente mi dovevo aiutare soltanto con il mattarello, visto che sto facendo anche il video. Perfetto, dopo aver steso la nostra pasta, lasceremo riposare per altri 15-20 minuti. Perfetto, dopo aver lasciato asciugare un po' la nostra pasta, procederemo al taglio. La misura giusta di 1 cm. Perfetto, le nostre tagliatelle di menta e peperoncino sono pronte. Eccole qui, belle e fresche e pronte per essere cotte. Mi raccomando, usate anche un po' di farina di semola macinata. Volevo ringraziare a tutti per seguire la mia pagina. Accorrete sempre tutti numerosi, mi raccomando, grazie a tutti. Ciao, grazie.